Quando si dice il film giusto al momento giusto, d'ora in avanti posso far riferimento a Don't Look Up, la nuova pellicola scritta e diretta da Adam McKay che approderà su Netflix dal 24 dicembre, ma che è già reperibile in alcune sale selezionate dall'8 dicembre. Io ho avuto la fortuna di vederlo al Notorious Cinema di Sesto San Giovanni e il mio invito è quello di fiondarvi in sala nel caso vi rendeste conto che lo proiettino in alcuni cinema nelle vostre vicinanze. Anche perché vi trovereste di fronte a uno dei film non solo migliori dell'anno, ma degli ultimi anni. Sì, perché realmente Don't Look Up è un film straordinario, un film che utilizza la satira in maniera intelligente e geniale, anche perché raccontando di questa cometa che si sta avvicinando inesorabilmente alla Terra e che causerebbe l'estinzione dell'essere umano e quindi anche la disfatta del mondo, attraverso questa storia si parla della nostra attualità, perché purtroppo noi ormai da anni, per colpa di questo maledetto virus, stiamo affrontando una piaga incredibile. Questo virus ci sta uccidendo, questo virus deve essere fermato, ma tuttora ci sono persone che non credono ai danni che il virus possa fare, anzi ci sono persone che lo considerano un'influenza, o per meglio dire, ci sono persone che nemmeno pensano che il virus esista. Quindi, cioè, cose dell'altro mondo, però del resto, se nel mondo ci sono i terrapiattisti, coloro che pensano che la Terra sia piatta, figuriamoci per quanto riguarda un virus cosa si possa pensare. Ecco che intelligentemente Adam McKay ci mostra proprio come un grande problema, come la Terra che si sta estinguendo e quindi la disfatta dell'essere umano, non sia considerato così rilevante, in primis dai politici. Perché magari i politici, e qui abbiamo un presidente degli Stati Uniti immenso interpretato dalla fantastica Meryl Streep, in primis loro, Meryl Streep, suo figlio interpretato da Jonah Hill, Jason, in primis loro devono risolvere i problemi personali e quindi ci sono gli scandali. Quando è che si prende magari in considerazione questa disfatta che sta pian piano avvenendo? Quando magari sono accadute determinate cose che mettono in ridicolo il presidente degli Stati Uniti, che affossano la sua carriera e quindi per dimostrarsi vicini e responsabili, vicini a coloro che hanno votato questo presidente degli Stati Uniti, si cerca allora di acquisire voti e fiducia da parte del popolo, tenendo in considerazione questo fatto molto grave che sta avvenendo. Abbiamo i nostri due protagonisti, Jennifer Lawrence, che è una studentessa di astronomia, Kate, e il professore Mandy, che scoprono per primi l'avvicinamento di questa cometa che nel giro di 6 mesi raderebbe al suolo tutto e cercheranno di fare il possibile per avvertire gli altri scienziati, la NASA, per avvertire la Casa Bianca, senza particolari risultati efficienti almeno inizialmente, però poi il tempo passa. È inesorabile, fino a che poi il film ti fa proprio venire il nervoso, perché se da un lato la satira deve farti ridere, magari anche amaramente a denti stretti, dopo ti viene proprio il nervoso, come è giusto che sia, perché la satira deve smuovere le acque, deve farti arrabbiare. Quando vediamo che anche nei programmi televisivi dove i nostri due protagonisti parteciperanno, dove c'è una Cate Blanchett nel ruolo di questa giornalista d'assalto che sicuramente tenta di più e pensa di fare audience, perché questo per lei è l'importante, quindi mettiamo da parte la storia della cometa che si sta per schiantare sulla Terra e pensiamo ad una celebre star del momento interpretata da Ariana Grande che si è lasciata dal fidanzato. Allora facciamo sì che ci sia il collegamento tra lei e il fidanzato per far sì che si rimettano insieme e che ci sia magari anche una proposta di matrimonio. Quindi anche vedendo questa cosa, ho visto la televisione italiana, ho visto i mediocri programmi di gossip in cui è più importante annunciare un tradimento in diretta per poi riconciliarsi piuttosto che parlare della reale situazione in cui ci stiamo ritrovando a vivere, in cui un virus ci sta uccidendo, in cui realmente ci sono delle persone che nemmeno credono che attraverso un vaccino ci si possa salvare. E attenzione, ognuno è libero di pensarla come vuole, però io mi fido della scienza. Se ci sono persone, ad esempio, che non possono vaccinarsi perché sono esentate per problemi personali, ci mancherebbe. Io sto dicendo quelle persone che hanno la pretesa di ergersi scienziati e quindi di avere un pensiero che sia migliore rispetto a quelli che danno la vita e tutto il loro operato per scoprire anche questa formula, per scoprire un vaccino che possa salvarci la vita, e piuttosto a tutte queste cose si passa oltre perché secondo loro, secondo i no vax, i no test, secondo me,
il vaccino faccia male. Vabbè, comunque, qua il film, io non parlo solitamente di politica, non parlo di queste cose, però ovviamente nel mio piccolo, sul mio canale, cerco di contribuire alla situazione dicendo vaccinatevi, mi raccomando, e sicuramente ne parlo perché il film mostra nel periodo giusto, ripeto, il film giusto, al momento giusto, mostra il film che è diretto benissimo, montato, mostra proprio quanto poi siano pessime le conseguenze, perché se noi prendiamo così sotto gamba queste brutte cose che potrebbero accadere, poi non ci dobbiamo sorprendere se il mondo va a scatafascio, non ci dobbiamo sorprendere se poi l'umanità venisse distrutta. Ovviamente il film esagera, ovviamente il film amplifica satiricamente gli effetti della devastazione, ma è giusto che faccia così, perché la satira non deve essere regolare e lineare, la satira deve essere esagerata e rimarcata, perché si deve arrivare ad un concetto. È come quando bonariamente si prende in giro una persona, no? Quando vediamo un comico che fa la parodia di un altro comico, non è che sta nei ranghi, bisogna sempre esagerare per riuscire a scatenare l'effetto comico. In questo caso la satira è realmente efficace, perché attraverso la devastazione totale si fanno capire le conseguenze che scaturiscono per colpa di un popolo, in primis a partire dai politici, che non danno interesse alla faccenda e che magari pensano solo ad arricchirsi e che quindi cerchino di trovare il modo non per distruggere la cometa, ma per ricavarne dei benefici, mettendo a rischio la propria vita, arricchendosi quando già sono ricchi da morire. In secundis le persone che, nonostante la scienza prepari all'imminente attacco di questa cometa, nonostante questo le persone non credono a ciò che vi hanno detto loro, perché ci sono quelli che parlano di un'esagerazione, di una farsa, ci sono quelli che addirittura non credono al fatto che questa cometa si stia avvicinando. Quindi seppur la scienza ti dica che sta per accadere un qualcosa di terribile, che forse può essere fermata in tempo, e voi non ci credete, cioè capite che il problema è enorme. Cioè il film non vuol giocare raccontandoti la storia di un virus e quindi proprio esplicitamente raccontandoti la nostra realtà, ma attraverso altro, attraverso la storia di questa cometa, tu spettatore minimamente attento e intelligente puoi pensare a te stesso, cioè il cinema che attraverso una storia te ne insegna un'altra, il cinema che è uno strumento che possa essere di inchiesta e di denuncia verso una società ormai sempre più malsana, in cui magari, ripeto, si pensa che la terra sia piatta, in cui magari non si può dire che un vaccino ci salvi, perché se si pensa ad un vaccino si pensa al male. Però intanto guardate, grazie al vaccino, quante vite sono state salvate, guardate giorno dopo giorno quante persone che si rifiutano di curarsi se ne stiano purtroppo andando. Quindi, cioè, io non voglio mai parlare di politica su questo canale, però, cioè, visto che il pensiero di questi Novax, come si possono chiamare, deve sempre essere imposto, ci tengo a dire la mia, perché vedendo un film come Don't Look Up e considerando il cinema un mezzo, uno strumento per diffondere messaggi, beh, posso dire che questo è proprio un film realmente straordinario, un film non solo ben diretto, anche con un montaggio ipercinetico in certi momenti e con tutta la follia creativa di Adam McKay che ritorna, ma anche interpretato magistralmente, se pensiamo al cast: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Meryl Streep, Jonah Hill, un cast di tutto rispetto veramente. Il film dura più di 2 ore, 2 ore e 20 circa, ma sono 2 ore e 20 che volano. Forse la parte centrale è un pochino troppo lunga, poteva essere accorciato un minimo, ma è un film che non annoia mai, un film che riesce a farti sorridere, divertire, ma allo stesso tempo anche farti realmente arrabbiare, perché è un film di denuncia contro, ripeto, una società che molto spesso non si rende conto delle gravi problematiche che stiamo vivendo e a quali terribili conseguenze potremmo andare incontro, ed è un film che lascia basiti perché ormai tutti sono tuttologi, perché ormai oggi basta aprire internet per trovare la risposta a tutti i nostri dilemmi, e molto spesso senza nemmeno guardare la fonte. È facile andare su internet e scrivere il vaccino fa male, sì, qual è la fonte? Cioè, qual è la fonte per dire che la Terra sia piatta, per dire che il virus non esista? Qual è la fonte? La fonte molto spesso è così, inventata, molto spesso sono teorie strampalate
che nascono per merito dei complottisti, anzi per colpa dei complottisti, e questo film vuole essere proprio di critica, di denuncia verso i complottisti, verso coloro che purtroppo prendendo sotto gamba la situazione non permettono di far sì che il tutto cambi, il tutto migliori. E noi ci troviamo nella stessa identica barca, perché se aumentassero per assurdo coloro che non volessero andare incontro anche ad una cura, purtroppo il virus non si riuscirà mai a fronteggiare, mai, 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 che poi ormai viene detto, però c'è il rischio vaccinale. Vaccinandosi di morire. Purtroppo, anche se io dessi un'aspirina a tutto il mondo, cioè se ora io dicessi tutte le persone abitanti su questo pianeta debbono prendere un'aspirina, almeno 10, 20, 100 persone in tutto il mondo, tra miliardi di persone, morirebbero, perché è un effetto collaterale. Quindi anche prendendo una pasticca di non lo so, di aspirina, di Xanax, nel film si prende lo Xanax, puoi rischiare questo. Purtroppo è vero che se magari ti curi, uno su 10 può avere un effetto indesiderato, però allora piuttosto ti lasci uccidere da un virus? Allora, secondo questa regola, non dovresti più prendere un medicinale, non dovresti più farti l'antinfluenzale, non dovresti più fare qualsiasi vaccino, perché purtroppo se hai un effetto collaterale può accadere. Ma questo ripeto, anche se prendi un'aspirina, ovvio che se poi capita a me dico cazzo, però allo stesso tempo abbiamo un virus che sta distruggendo l'essere umano. Cioè, io spero che film di questo tipo riescano a far riflettere le persone. Anzi, sarei curioso di vedere i complottisti, i no di qui, i no di là, vedendo questo film come si sentirebbero. Ma già lo so, criticherebbero il film, direbbero che non ha né capo né coda, perché già ho letto dei commenti di questo tipo. Invece no, questo è il cinema che scuote la massa, questo è il cinema che dovrebbe far riflettere, che dovrebbe far incazzare. È un film socialmente rilevante, politicamente rilevante, diretto benissimo, interpretato benissimo, un film dove realmente anche gli attori, Leonardo DiCaprio si plasma come sempre, si trasforma. Riesce a interpretare questo professore che comunque ha anche attacchi di panico, che non riesce ad avere la sicurezza che invece DiCaprio ha dimostrato di avere in molti altri film quando magari interpreta il figo di turno, no? Quando magari interpreta il cowboy, l'uomo sicuro di sé. Ecco, in questo caso interpreta un professore che ha i suoi problemi. Sposato con figli, che cerca di nuotare in un mare di vipere, che cerca di farsi notare, che cerca di rivelare una verità che viene tenuta nascosta perché è più importante, ripeto, lanciare il singolo della nuova cantante, perché è più importante parlare di gossip, ironizzare su tutto. Non c'è niente da ridere, bisogna cambiare le cose. Quindi era opportuno che io in questo video, citando il film, parlassi della situazione attuale, perché altrimenti non riuscirei a recensire ciò che il film volesse trasmettere. Quindi quello che posso dire io è che è un dispiacere pensare che esca esclusivamente in poche sale selezionate e che non si sappiano nemmeno i risultati al box office, perché essendo un film di produzione Netflix, così come è accaduto anche per È stata la mano di Dio di Sorrentino, non lo possiamo sapere. Però il mio invito è quello di visionarlo, di aprire la mente e di riflettere. Questo è l'unico consiglio che posso darvi. Adesso farò una minima parte spoiler proprio perché voglio parlarvi di questo finale, ricordandovi che durante i titoli di coda c'è una scena, ma che ce n'è una successiva anche ai titoli di coda, quindi non alzatevi, restate fino alla fine. Faccio questa minima parte rivelatrice per dirvi quanto questo film mi abbia saputo colpire e quanto anche il finale mi abbia sì fatto male, ma quanto sia stato doveroso. Prima di salutarvi vi ricordo che ho partecipato ad una nuova live di Facce di Nerd e il link è qua sotto nelle info, così come nelle info troverete anche tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social, per abbonarvi al canale, perché abbonandovi riceverete in cambio tanti contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana. Voleste fare una donazione spontanea PayPal, tutti i link qua sotto. Noi ci vediamo la prossima volta, mentre se avete visto il film continuate a seguirmi in questa minima ma doverosa parte più rivelatrice. Dunque, io sin dall'inizio ho detto ok, questi esseri umani si meritano l'estinzione. Ce lo meritiamo. Seppur possa essere io come uno scienziato, cioè seppur io possa identificarmi nello scienziato, in Kate, in queste persone che giustamente comprendono la difficoltà, diciamo, la terribile anche conseguenza che questa cometa potrebbe portare impattando, io dicevo, caspita, sul finale tutti devono estinguersi, perché ce lo meritiamo, perché se di fronte anche alla salvaguardia del pianeta metti in prevalenza altro, te lo meriti.
Te lo meriti se pensi ai gossip, se pensi ai soldi, se la nostra presidente degli Stati Uniti pensa più a risollevarsi dopo che un suo video hot è stato diffuso dove si fotografava le parti intime, quindi allora prende in riferimento la causa. Prima no. Per non parlare del fatto che ci possa essere la possibilità in anticipo di 6 mesi di deviare la cometa. No, non si può fare perché si scopre che all'interno della cometa ci siano dei minerali che potrebbero arricchire delle persone già estremamente ricche. Quindi piuttosto si mette in pericolo il pianeta per i soldi. Cioè, questo è un attacco anche alla classe politica che ha soldi ma che vuole sempre di più. Poi, fortunatamente, in Italia, per quanto riguarda la sanità, è stato fatto tanto. Questo dobbiamo dirlo. Fortunatamente, almeno in Italia, non ci ritroviamo di fronte ad una situazione così tragica per quanto riguarda l'aiuto anche economico da parte della politica durante il periodo di Covid. Almeno questo per quanto riguarda le strutture create. Se pensiamo realmente a quello che è stato fatto a livello sanitario, almeno in Italia, non siamo così al collasso rispetto ad altre nazioni. Però il film vuole essere proprio un attacco duro e crudo nei confronti dei politici, nei confronti anche dei giornalisti che utilizzano magari il gossip per marciare su determinati argomenti e guadagnare o ottenere views piuttosto che pensare alle faccende realmente importanti. Io sin dall'inizio ho pensato, ok, la cometa deve impattare con la Terra e quando accade, cioè io sul finale sono stato malissimo. Seppur fosse un finale che giustamente dovesse essere prevedibile, io sono stato malissimo perché poi si pensa addirittura per guadagnare di cercare di distruggere la cometa ma facendo cadere le parti di essa nell'oceano, quindi mandando delle tecnologie particolari per poi potersi arricchire. Di fronte alla vita tu pensi ai soldi. Ovviamente il tutto non va in porto, poi quando la cometa inizia ad essere visibile, tutti i complottisti, don't look up, non guardate in su, non guardate in alto, alla fine tutti i complottisti vedono ciò che volevano nascondere, così come accadrà oggi come oggi. Ma anzi, oggi viviamo in una realtà in cui seppur un Novax poi chieda scusa per gli errori commessi e che poi magari vada incontro anche alla morte, gli altri, piuttosto che dire caspita, vorrà dire qualcosa questo, no, dicono che quella sia una fake news, quindi di fronte alla realtà non ci si crede, ottusi fino alla fine. Quindi, così come è successo nel film, da un lato non ci dobbiamo lamentare se poi le conseguenze saranno pessime, se poi saremo nuovamente chiusi in casa. Quindi, cioè, alla fine ce lo meritiamo perché siamo noi stessi in primis a sbagliare. Il film te lo dimostra esageratamente e metaforicamente, però in maniera rilevante, come deve fare la satira ben fatta. Questo finale in cui la nostra famiglia, mentre i vecchi politici se ne vanno con questa navicella spaziale, tutta composta da vecchi, con un finale che può ricordare anche Mamma ho perso l'aereo, in cui non si dimentica Kevin a casa, ma Jason, il figlio. Mia madre adesso tornerà, sì, però sono talmente con gli occhi a forma di dollaro, questi politici, questi vecchi, che resteranno poi vecchi a vita. Se ci fate caso, quando durante la prima scena post-credit, vediamo la navicella che 22.000 anni dopo atterra in un pianeta ormai dove la natura ha fatto il suo corso, dove magari ci sono degli esseri a mo' di dinosauro. Vediamo tutti vecchi, non ce n'è uno giovane, tutti nudi, tutti vecchi. E il finale in cui questo essere, come era stato già calcolato dall'algoritmo, si scaglia contro il presidente e uccide Meryl Streep. Quel momento lì è stato grottesco, ma dannatamente e ferocemente meraviglioso. Così vediamo questo terribile impatto, la terra che viene distrutta e la famiglia tutta a tavola che si tiene la mano. Cioè, mi ha fatto malissimo quel finale, perché avrebbero potuto cambiare le cose, ma purtroppo non si è potuto. Mi ha fatto malissimo quel finale. E quindi il film unisce ironia, unisce dramma nel migliore dei modi. Anche gli effetti visivi sono davvero convincenti. Non è facile parlare di un film catastrofistico senza mai mostrare la catastrofe se non alla fine, basandosi di più sui dialoghi, sugli ottimi dialoghi, sugli acuti e intelligenti dialoghi. Non è facile senza annoiare. Adam McKay ce la fa, criticando anche il sistema che solitamente quando accade un problema subito è pronto a girare un film, no? Subito anche in questo film si mostra come un regista così è subito stato pronto a girare un film sulla catastrofe, come succede nel sistema di Hollywood. Non sto dicendo che sia sbagliato, ma il film mostra, critica, denuncia un sistema molto spesso incapace di affrontare le situazioni e corrotto dai soldi e dal vile denaro. Quindi è stato un film che mi ha fatto malissimo, ma talmente male che durante la notte mi sono sognato la stessa identica situazione e mi sono immaginato io, la mia famiglia, la mia ragazza che ci ritrovavamo a cercare di sopravvivere da una cometa che ci colpisse. Se ricordo nell'incubo che ho fatto la notte da quanto questo film mi avesse colpito,
mi ritrovavo a girare alla velocità della luce come se il mondo cominciasse a rotolare. E questa velocità innata mi faceva perdere i sensi e ci uccideva tutti. È stato un sogno terribile, un incubo terribile, però questo è per far capire quanto il film sia stato impattante. E io sin dall'inizio ho pensato: non deve essere edulcorato il finale, non ci deve essere via di fuga, non ci deve essere salvezza, perché almeno cinematograficamente il film deve avere il coraggio di mostrarci la fine che ci meriteremmo. E quindi Adam McKay lo fa, per questo per me è un film straordinario. Solo il tempo ci potrà dire se sì oppure no un capolavoro, però se io penso ad un film che ha il coraggio di uscire in questo periodo e che parli in maniera onesta e intelligente di una piaga che stiamo tuttora vivendo, io non posso far altro che applaudire e inchinarmi di fronte ad un'opera così importante, possente e riflessiva. Quindi i miei complimenti ad Adam McKay, a tutto il cast, e questo era il mio parere su Don't Look Up. So che mi attirerò molte antipatie, perché si sa, quando si parla sinceramente di come la si pensi anche a livello politico, immagino già i commenti: se magari vi ho detto di vaccinarvi, io nel mio piccolo cerco di fare la differenza. Se poi non la pensate come me, pazienza, però sarei curioso di sapere cosa ne pensaste del film. Mi è piaciuta molto Ariana Grande, la canzone Don't Look Up, proprio che canta ad un certo punto, bellissima realmente, quindi che posso dire? Questo è il mio parere, noi ci vediamo ad una prossima recensione. Alla prossima!